Buongiorno e benvenuti nel nuovo pit dei Fori. Oggi inauguriamo due cose in sostanza, sia il nuovo pit, la nuova concezione di punto di informazione turistica che stiamo realizzando con l'assessore, con la presidente della commissione, con Zetema, sia inauguriamo il nuovo punto ristoro. Sono due parti essenziali dell'accoglienza ai turisti, e questo è quello che vogliamo iniziare a offrire ai turisti quando vengono a Roma, ossia un'oasi di relax, peraltro posso dire anche esteticamente molto gradevole, con prodotti di qualità. Noi inauguriamo questo punto ristoro che è stato aperto, è stato aggiudicato al consorzio Orgoglio Aquilano dopo una gara pubblica. Che venderà prodotti di qualità, prodotti peraltro che vengono da una zona terremotata e che non solo portano un valore aggiunto al turista che arriva a Roma, ma aiutano anche quelle popolazioni a rinascere con le loro forze, e questo ci rende doppiamente orgogliosi. Siamo qui per fare questa doppia inaugurazione che per noi rappresenta un punto di svolta per l'accoglienza ai turisti. I dati che poi ci illustreranno ci fanno vedere come, nonostante questo sia un periodo estremamente complesso anche dal punto di vista internazionale, per tutte quelle che sono le vicende che riguardano talvolta anche gli attacchi terroristici, in realtà il turismo a Roma sta crescendo e questo ci riempie di orgoglio. Ed è per questo che questa amministrazione sta iniziando a lavorare su una serie di strumenti che possano innovare il concetto di accoglienza ai turisti. Quindi sicuramente dei punti, a Roma ce ne sono 9, questa è la filosofia che vogliamo portare in tutti i punti, quindi dei punti di accoglienza dove possono avere informazioni, dove possono fermarsi, mangiare qualcosa di qualità, ripeto, a prezzi assolutamente calmierati, ma anche l'utilizzo di tecnologie. Inauguriamo infatti anche degli strumenti come Roma Map, che vi illustreranno meglio loro, ma che consentono sostanzialmente di utilizzare anche la realtà aumentata per vedere sostanzialmente Roma com'era, utilizzando un semplice telefonino. Oggi tutti hanno un cellulare, e questo avvicina la città, l'amministrazione ai turisti. È questo il nuovo corso che stiamo cercando di imprimere. Noi ci auguriamo che già il fatto stesso di trovarsi qui in questa che per noi è una vera e propria oasi vi faccia capire qual è il concetto e l'impronta, sì, che questa amministrazione vuole dare al tema del turismo, che è, come abbiamo sempre detto, una delle risorse più grandi di Roma. Grazie.